Ripeto, abbiamo una serie generica, quindi i termini sono di segno qualunque. Allora, chiamiamo B con N uguale A con N, il massimo tra con N è 0. Chiamiamo C con N, il minimo tra con N è 0. Chiaramente A con N è uguale a B con N più C con N. Anzi, fatemi chiamare questo meno il minimo, così anche C con N è più grande di 0, che quando faccio il minimo tra con N e 0 è negativo, ci metto il meno davanti, e allora A con N è uguale a B con N meno C con N. Perché? Perché se A con N era positivo, per esempio 7, qua veniva 7, qua veniva 0, la somma fa 7. Se A con N era negativo, negativo meno 5, qua veniva 0, qua veniva 5, qua c'era la differenza, quindi meno 5. Se è 0 sono entrambi 0 e più 5. Oh, cosa viene fuori se io faccio la somma di A con N, di B con N e C con N? Se faccio B con N meno C con N, mi viene fuori A con N. Ma se faccio B con N meno più C con N, cosa viene fuori? Se ci fate caso. Allora, se A con N era positivo, era B con N a venire uguale ad A con N, C con N faceva 0, quindi cambiare il segno a C con N non cambia nulla. Quindi se A con N era 7, B con N più C con N fa 7. Ma se A con N era meno 5, B con N faceva 0, ma C con N faceva meno 5, faceva più 5. Quindi quando vado a fare 0 più 5, quanto fa? Più 5. Chi è più 5 rispetto a meno 5? Il valore assoluto. Quindi qua mi viene il valore assoluto di A con N. Se faccio la differenza mi viene A con N, se faccio la somma mi viene il valore assoluto di A con N. Provate con dei numeri, vedete. Questo vale anche se togliete la n, vale per qualunque terna di numeri a, b e c che soddisfano queste condizioni. Ok, allora noi introduciamo questa definizione. Definizione: una serie si dice assolutamente convergente se e solo se, per definizione, la somma dei valori assoluti di A con N è finita. Osservazione: la somma degli A con N è finita in valore assoluto, quindi la serie è assolutamente convergente . Questo mi dice se e solo se la somma per N che va da 1 a infinito dei B con N è finita e la somma per N che va da 1 a infinito dei C con N è finita pure lei. Perché? B con N e C con N sono quelli di sopra, Perché la somma, questa qui, è un, sono tutte serie a termini di segno positivo. Questa qua è la somma per n che va da 1 a più infinito dei b con n più la serie che va da n che va da 1 a più infinito dei c con n. È la somma delle due serie. A con n uguale a b con n più c con n. E qui posso scriverla così. Cioè se questa converge, questa che è più piccola di questa converge, questa che è più piccola di questa con me.
Viceversa, se convergono tutte e due, la somma converge e quindi questo è uguale alla somma, converge. Chiaro? Sono tutte e tre serie a termini di segno fosi, non negativi. Allora, andiamo a vedere perché questa definizione è importante. Andiamo a vedere perché questa definizione è importante. Teorema. Se la somma per n che va da 1 a più infinito degli a con n in valore assoluto converge, finita, se la serie è assolutamente convergente, allora la somma degli a con n converge al numero reale. Questo perché? Dimostrazione. Se la somma per n che va da 1 a più infinito degli a con n a che cosa è uguale? È uguale alla somma per n che va da 1 a più infinito dei b con n più la somma per n che va da 1 a più infinito dei c con n. Questo lo chiamo lambda e questo lo chiamo mu. Quindi questo deve fare lambda più mu che deve essere finito, perché quindi queste devono convergere tutte. Ok? Questa con i valori assoluti. Se la rifaccio senza valori assoluti, posso riscrivere che questo è uguale alla somma dei b con n meno la somma dei c con n. Oh, qui potrei avere problemi, ma quando? Solo se una delle due o tutte e due non convergono. Perché se no le somme parziali di questi, più le somme parziali di questi, ma le somme parziali di questi. Siccome questa converge a lambda, questa converge a mu, la somma parziale di quella cosa fa? Lambda. Oh, questo teorema sui libri lo trovate spesso dimostrato in maniera diversa, più complicata, ma non c'è bisogno, basta fare così. Chiaro? Quindi, se la serie è assolutamente convergente, significa che quei due serbatoi sono entrambi finiti. Quello dei termini positivi sommava 7, quello dei termini negativi somma 3, la serie con i moduli, con i valori assoluti, sommerà 10. Senza i valori assoluti sommerà 7 meno 3, 4. Se uno somma lambda, l'altro somma mu, con i valori assoluti sommerà lambda più mu, senza i valori assoluti sommerà lambda meno mu. Quindi, se è assolutamente convergente, è anche convergente. Viceversa, per esempio, questa serie qua è convergente, meno logaritmo 2, ma se prendi i valori assoluti, ti fa la serie armonica che diverge. Quindi viceversa non è vero. Quindi se allora si può anche scrivere come implicazione, questo implica questo, questo qua, implicazione opposta, non è vero. Perché ci sta quella serie lì che converge, quella meno 1 alla n su n, somma di meno 1 alla n su n. Se vado a prendere i valori assoluti diventa la serie armonica che diverge. Chiaro? Quindi il fatto che questa sia divergente non impedisce che questa possa convergere. Ebbene, i serbatoi erano, però quando è che può essere convergente quella? I serbatoi devono essere tutti e due infiniti e io mettevo i termini un po' alla volta, uno di qua, uno di là, in maniera tale che la somma venisse finita.
È chiaro? Ok. Quindi, prima cosa, se una serie converge assolutamente, converge anche semplicemente. Seconda cosa, ricordatevi che C con N è quello col meno, qua l'abbiamo, perché prima l'avevamo definito senza meno, quindi non mi confondete, adesso stiamo parlando di con N e C con N definiti in questo modo, questo perché adesso la definizione la devo cancellare perché mi serve spazio, casomai me lo riscrivo qua sotto. I con N uguale a con N massimo con 0, C con N uguale meno a con N minimo con N. Allora, teorema, prendiamo una serie assolutamente convergente, e sia φ un riordinamento. Allora, la serie ottenuta riordinando i termini riordinando i termini non cambiano somma né quella con i valori assoluti ma neanche quella senza i valori assoluti. Chiaro? Allora, qual è la dimostrazione? La prima uguaglianza è ovvia. La prima uguaglianza è ovvia. Perché basta osservare che secchiamo di con n uguali valore assoluta con n di con phi di n è uguale a valore assoluta con phi. Quindi questa serie è ottenuta riordinando i termini da questa, questa è insomma termini di segno non negativo e quindi non cambia. Anche la seconda è facile. Osserviamo che a con φ di n è uguale a b con φ di n più c con φ di n. Allora, chi è a con φ di n? È il massimo, diciamo, tra a con φ di n e 0 più il, meno il min, scusate, meno. Quindi sommatoria per n che va da 1 a infinito
di A con φ di n è uguale a sommatoria per n che va da 1 a infinito di B con φ di n meno sommatoria per n che va da 1 a più infinito di C con φ di n. Ma queste sono due tensioni a termini di segno costante, quindi questo è uguale a sommatoria per n che va da 1 a infinito di B con n meno sommatoria per n che va da 1 a più infinito di C con n uguale sommatoria per n che va da 1 a più infinito di A con n fi da 2. Ok? Queste qua erano due sommatorie di due serie a termini di segno costante, ambedue convergenti, quindi questi numeri sono tutti finiti, quindi non ci stanno problemi né a fare gli ordinamenti, perché le serie sono a termini di segno costante, né a fare le somme, perché le quantità sono. Adesso abbiamo sostanzialmente finito. Solo una notazione. Supponiamo che lo riscrivo qua, perché questa cosa la devo riscrivere. Però supponiamo se per esempio somma di B con N fa più infinito e somma di C con N è finita, quando vado a fare somma per N che va da 1 a infinito di A con φ di N e somma per N che va da 1 a infinito di A con φ di N, secondo voi quanto viene? Qua sto dicendo che se il valore positivo è infinito e se il valore negativo è finito, ragionando come prima, quanto viene? Viene sempre più infinito, perché quando andate a fare questo discorso, questo fa più infinito, questo è finito, limite, quello è un limite, quindi al limite la differenza fa più infinito. Se lo prendo con valori assoluti, mai ancora, è più grande, fa più infinito. Se invece fosse il contrario, che succede? Che questa fa sempre più infinito e questa fa sempre meno infinito, perché stavolta quando vado a riordinare, ricordate che davanti a quella serie c'è il meno, quindi qua viene meno infinito. Se però poi passiamo al valore assoluto, diventa. Ultima cosa, ultimo teorema. Una serie si dice incondizionatamente convergente
quando continua a convergere in R, cioè la è sempre sommabile, qualunque sia il riordinamento che io vado ad applicare. Scusate, prima definizione, questo non è un teorema, la definizione. Qual è il teorema? Il teorema è che la serie è incondizionatamente convergente quando? Quali sono le serie incondizionatamente convergenti? No, no. La serie a termini costanti converge solo quando i termini sono nulli. Se i termini sono appena sono diversi da zero, la serie. Vabbè, c'è una serie incondizionatamente convergente a termini costanti che la serie è nulla, ma solo questo. Quali sono le serie incondizionatamente convergenti? Io dico che sono tutte sole quelle assolutamente convergenti. Allora, in questo senso è ovvio, perché se è assolutamente convergente, c'era scritto lì da qualche parte, era scritto, no vabbè, era scritto qua, l'ho cancellato, se è assolutamente convergente è anche convergente. Poi abbiamo visto che quando riordiniamo la somma non cambia, se non cambia è ancora finita, e quindi la serie, se è assolutamente convergente, è certamente incondizionatamente convergente. Se però la somma è se la serie non è assolutamente convergente, allora ci sono tre casi: o è infinito solo uno dei due serbatoi, quello che Bigonet, in quel caso le somme facevano sempre infinito o meno infinito, e quindi la serie non era certamente incondizionatamente convergente, oppure sono infiniti tutti e due i serbatoi. Però là che cosa succedeva? Che quando erano infiniti entrambi i serbatoi, io riordinando la serie potevo anche farla divergere. Ricordate? Se somma di b con n fa più infinito, se somma di c con n fa più infinito, riordinando i termini la serie la posso far divergere, quindi non sarebbe incondizionatamente convergente. Quindi se è assolutamente convergente è incondizionatamente convergente, se non è assolutamente convergente non è incondizionatamente convergente, quindi vale se somma. Non solo, se una serie è incondizionatamente convergente, cioè se voi sapete a priori che una serie, comunque cambiate la disposizione dei termini, converge sempre a un numero reale, quel numero reale è sempre lo stesso. Perché siccome la serie è assolutamente convergente, sapete che quando riordinate i termini la somma non cambia. Ok? Va bene. Allora, con le serie, con questo abbiamo finito, ok? Però prima di, abbiamo ancora una ventina di minuti, facciamo 5-6 minuti di riepilogo sulle serie, facciamo 10-15 minuti di anticipazione della prossima lezione, perché ci sono rimaste 2 settimane per fare gli integrali. Domani probabilmente faremo un'esercitazione di un compito, però quella non verrà sulla video lezione, quindi vi invito a venire perché non c'è la possibilità di registrare. Con certezza ve lo faccio sapere tra dopo pranzo, perché devo verificare se l'aula è. Allora, sulle serie,
Allora, che cos'è una serie? Su un certo numero di giorni stiamo a parlare di serie. Che cos'è una serie? La successione delle somme parziali. Di che? Di una successione di termini. È una successione di termini, cioè sono gli addendi che voglio sommare. La serie è la successione delle somme parziali. Se convergono la chiamo somma della serie. Ok? Quindi la serie può avere quattro tipi di comportamenti: può convergere, può divergere positivamente, può divergere negativamente, oppure può non averli. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scisso, abbiamo cominciato a considerare le serie a termini di segno sempre uguale e quelle di segno variabile. Le a termini di segno non negativo hanno delle somme parziali che sono monotone, non decrescenti. Quindi o convergono o divergono positivamente. Questo ci dà un diciamo aiuto fortissimo, perché ci dice che una serie a termini di segno non negativo o converge o diverge positivamente. Dopodiché abbiamo cominciato a cercare di stabilire, di avere dei criteri per stabilire quando converge o quando diverge. Abbiamo anche visto il criterio più importante è quello di confrontare varie serie. Criterio del confronto. Abbiamo cominciato a vedere un paio di serie che convergevano, per esempio la serie di Mengele, le serie geometriche, le serie, qualche serie telescopica. Questo tramite il criterio del confronto abbiamo visto che era utilissimo anche per aiutare a stimare la somma della serie. Cioè, quando siamo andati a fare la serie somma su 1 su n4, serie armonica generalizzata esponente 2, e l'abbiamo confrontata con la serie di Mengele, non solo siamo stati in grado di dire che questa serie convergesse, ma per stimare, se io ho un computer e il confronto con la serie di Mengele di cui avevo calcolato la somma, di sapevo calcolare la somma, mi permetteva di risparmiare un sacco di calcoli per approssimare la somma di 1 su n4. Se vi ricordate, che per approssimare la somma a 12 cifre decimali dovevo fare soltanto un milione di addendi, di sommare un milione di termini rispetto a 10 alla 12 termini. Detto questo, poi abbiamo cominciato, in base al teorema del confronto, a sviluppare dei criteri più elaborati. Questi criteri sono stati il criterio del rapporto, il criterio della radice, il criterio di condensazione. I primi due funzionano per serie che sono più o meno parenti a una serie geometrica. Il terzo invece funziona in casi molto più delicati e ci può aiutare, ci ha aiutato, ci ha permesso di stabilire che le serie armoniche generalizzate che convergono se solo se alfa è maggiore di 1, se è somma di 1 su n per logaritmo di n alla alfa converge se solo se alfa è maggiore di 1, eccetera eccetera. Ok, e questo l'abbiamo fatto nei giorni scorsi. Oggi abbiamo detto, ma l'operazione di addizione ha certe proprietà, per esempio proprietà associativa, proprietà commutativa, valgono? La proprietà associativa in qualche modo vale sempre, cioè se io prendo una serie che converge a S e raggruppo i termini, la serie ottenuta raggruppando i termini continua a convergere a S. Però c'erano anche serie non convergenti che raggruppando i termini convergevano, però questa serie qua certe volte, diciamo per esempio la serie meno 1 alla n non converge, però raggruppando i termini può convergere a meno 1 o può convergere a 0. Poi abbiamo visto la proprietà commutativa, come si può enunciare? Riordinando i termini stavolta, non raggruppandoli ma riordinandoli. Come si fanno a riordinare? Con una funzione invertibile da n che mi sposta gli indici, diciamo, degli argomenti. E là abbiamo visto che fino a che le serie sono a termini di segno non, diciamo, costante, non negativo, o anche non positivo, basta che sia di segno costante, non ci sono problemi. Ogni volta che vado a riordinare i termini non cambia nulla. Se la serie convergeva continua a convergere la stessa somma, se la serie divergeva continua a divergere come prima. Poi però abbiamo visto le serie a termini di segno variabile. Prima abbiamo visto il criterio di Leibniz, cioè un caso particolare in cui le serie effettivamente convergono sempre. Però abbiamo preso una di queste serie, diciamo, somma di meno 1 alla n su n,
che non è altro che la serie armonica però con davanti segni alterni. E abbiamo visto che questa serie qua, se io faccio un po' di riordinamenti, potrei farla divergere positivamente, oppure potrei farla divergere negativamente, oppure potrei farla convergere la somma che mi pare. Ah, e questo è un bel problema. Da cosa dipendeva questa cosa? Dipendeva dal fatto che questa serie l'abbiamo scissa in parte positiva e parte negativa, i termini, quelli positivi, li abbiamo separati da quelli negativi, li abbiamo chiamati serbatoi, tra virgolette, queste due serie, dipendeva dal fatto che queste due serie erano entrambe divergenti. Quindi io posso avere una serie di termini positivi che divergono, una serie di termini negativi che divergono, quando li vado a mettere insieme faccio le somme, essendo una forma indeterminata, più infinito meno infinito, può venire quello che mi pare, o meglio, può venire anche un risultato finito come in quel caso di prima, mi pare che ci sia ancora indicato, verrà meno un logaritmo 2, ma se io riordino i termini questa serie la posso far convergere a un'altra somma e a un'altra ancora, la posso far divergere a più infinito o a meno infinito. E allora, quali sono le serie che sicuramente si comportano bene quando facciamo i riordinamenti? Sono le serie assolutamente numerose. Se noi siamo sicuri che quei due serbatoi sono finiti, cioè la serie delle parti positive è finita, la serie delle parti negative è finita, allora ogni volta che riordiniamo i termini la somma non cambia. La serie è assolutamente convergente e anche convergente, anche senza professore, e la somma non cambia anche se facciamo un qualunque riordinamento. Ok? Questo è più o meno tutto quello che dovevamo dire sulle serie. Detto questo, adesso abbiamo 12 minuti. Allora, in questi 12 minuti cominciamo ad accennare al problema che viene dopo, che è il problema dell'integrazione. Allora, il problema è il seguente. Allora, supponete avete una figura piana e ne volete approssimare l'area. Allora, immaginate di dover piastrellare questa una piazza che ha dei contorni curvi e dovete piastrellare. Allora, voi volete sapere quanti metri quadri di piastrelle dovete comprare. Dipende molto. Allora, le piastrelle come sono disposte? Sono disposte, supponiamo che siano quadrate. Sono disposte in una reticolazione, diciamo, danno luogo a una reticolazione di R2. Allora, diciamo che più che una piazza, questo sia un lago, voi avete una mappa topografica di questo lago,
sapete che questo è un chilometro, il quadratino al lato un chilometro, e volete sapere qual è l'area del lago. Allora io che dico? Per saperlo con certezza, il vostro programma di intelligenza artificiale cosa fa? Prima identifica con una X tutti i quadratini che stanno dentro il vostro lago. Questi sono tutti all'interno del vostro lago. Poi identifichiamo con una barra sola tutti i quadratini in cui c'è un pezzetto di lago. Andiamo prima a contare quelli con la X. Quelli con la X sono 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 19. Cosa posso dire? Che la mia area, per esempio in chilometri quadri, è sicuramente più grande di... Evidente. Però se voglio stabilire dall'alto, cioè una maggiorazione dell'area, cosa devo fare? Devo andare a contare anche tutti quelli con la sola barra. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quindi l'area è più piccola di... di 4. 43. Perché 43? 19 ci stavano prima e teoricamente al massimo ne posso pigliare altre 24. E questa, e questo è quello che posso dire. Ok? Per esempio, se questa fosse veramente una zona da coprire con delle piastrelline, in quel caso magari da 10 centimetri, allora quante piastrelline ci vogliono? Se io non posso riutilizzare gli scarti dovuti al taglio, ce ne vogliono veramente 43. Uno può dire, vabbè, ma qua ce ne avanza tanto, tu prendi questo, lo ritagli e lo rimetti qua, per esempio. Però mettiamo che io quando vado a tagliare, il pezzo che taglio si salva, l'altro pezzo si sbrilla. Allora, effettivamente per fare piastrellare questa zona ci vogliono 43, quindi in quel caso conta la maggiorazione dell'ampo. Se invece decido di usare solo le piastrelle intere, qua ci metto un po' di diciamo di riempio con del cemento, allora conterà quello dal basso. Però io so che l'area è compresa da 19 a 43. Ok? Adesso qual è il punto? Se voglio un'approssimazione, che devo fare? Questo è il punto fondamentale. Se voglio un'approssimazione migliore, che devo fare? Non mi cominciate a dire questo lo conto un quarto, questo lo conto in mezzo a occhio, questo lo conto tre quarti, questo lo conto quasi zero. No,
perché questa è una cosa che potete vedere voi a occhio, mettiamo che il programma di intelligenza artificiale non lo possa vedere, sa solo se questa piastrella è toccata o no. Che deve fare il programma di intelligenza artificiale se vuole ottenere un'approssimazione migliore? Deve usare piastrelle più piccole. Allora, facciamolo solo in una zona, facciamolo qua. Se io uso piastrelle più piccole, cioè se riduco il lato alla metà, che succede? Che una mi porta ancora la barra, mentre le altre tre no. Guardate che questo discorso non va a toccare le piastrelle che erano tutte dentro o le piastrelle che erano tutte fuori, va solo a sciogliere l'ambiguità che c'è su una piastrella che sta un poco dentro e un poco fuori. Quando io anche qua vado a utilizzare, e qua sono, rimangono tutte e quattro dentro, solo che una è completamente dentro. Ah, scusate, una è completamente dentro e le altre tre sono ancora mezzo dentro e mezzo dentro. Ok? Quindi che cosa succede? Ogni volta che io vado a dividere una piastrella in piastrelle più piccole, alcune delle piastrelle che ottengo diventano interne, alcune diventano esterne e qualcuna rimane a cavallo, diciamo così. Ovviamente quelle che rimangono, però la somma delle aree delle piastrelline piccole sulla singola piastrella faceva l'area della piastrella di prima, quindi in ogni caso l'approssimazione migliora. Allora, diciamo che se lo faccio con piastrelle più piccole, questo fa, che ne so, 26,25, perché stavolta l'approssimazione, ogni piastrella avrà un'area che è un quarto di chilometro quadro, se era un lato, no? E questo diciamo che viene 35, 34,5. Può capitare, no? Poi lo faccio ancora con piastrelle ancora più piccole, riduco il diametro un'altra volta, diciamo riduco il lato un'altra volta a metà. Allora questo diciamo diventa 29,82 e questo diventa 30,41. Mi fermo alla seconda decimale, giusto? Ok? Adesso qual è il concetto? Dobbiamo dire solo questo e poi ci fermiamo e ce l'andiamo. Qual è il concetto? Mi passa questo ai fini pratici? Spesso sì, cioè vabbè, quando io so più o meno le piastrelle sono abbastanza piccole, so che questi sono una stanza, sono compreso tra 29,82 e 30,41 metri quadri, allora dico ne compro 33 metri quadri perché qualcuna si rompe ogni tanto quando le vado a... però mi regolo questo numero e ci prendo il 10% di più. Quando l'approssimazione, quando proseguire mi è diventato più costoso del eventualmente sprecare un po' di soldi per comprare qualche mattonella. Se però voglio un'approssimazione ancora migliore, che devo fare? Devo? Continuo? Allora qual è l'idea? L'idea è che A sarà compresa tra un'approssimazione dal basso, che chiamiamo A con N, e un'approssimazione dall'alto, diciamo chiamiamo S piccolo n, l'approssimazione dall'alto chiamiamo S grande n. Poi cosa facciamo? Facciamo tendere n a più i fi. Supponiamo che quando n tende a più infinito S piccolo n e S grande n convergano entrambi a S. Cosa posso dire? Che l'area è S. Chiaro questo concetto? Quindi io devo
se voglio sapere quanto fa un'area, questa è una possibilità. Una possibilità è fare delle approssimazioni dal basso e dall'alto con delle aree che io so facilmente calcolare. Se quando vado a raffinare queste approssimazioni, queste due approssimazioni hanno lo stesso limite, sono certo che l'area è quella. È semplice come concetto. Quindi rimaniamo con questo concetto, poi la prossima volta facciamo vedere come si applica il caso degli integrali, cioè dell'area dei sottografi.